Bruno Petkovic, lo spirito oggi è stato quello che vi ha permesso di portare a casa questa vittoria? Sicuramente una vittoria molto 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 importante, non chiedete, potete chiedere pure a tutti, non era una partita bellissima forse da vedere, però era una partita che andava fatta in questo modo. Si poteva sbagliare tutto a parte l'atteggiamento, che è quello di una squadra che veramente voleva questa vittoria. E quello è quello che ci ha permesso proprio di portare a casa questi tre punti. Bruno, il tuo atteggiamento, al di là di quello della squadra, però proprio la tua abnegazione, soprattutto in fase difensiva, il tuo spirito di sacrificio ha infiammato la squadra, ma ha infiammato anche il pubblico. Certo, penso che è importante che ogni pezzo di una squadra, perché siamo tutti pezzi di facciamo, perché non possiamo ragionare da 11 singoli, dobbiamo ragionare proprio tutti per un unico obiettivo, e questa è una cosa che ci farà portare avanti. Quindi forse se uno guarda statisticamente quello che ho fatto non è una gran cosa, però comunque penso che sono uno che veramente sempre dà tutto quello che ha per far vincere la squadra. Da quando sei arrivato sono arrivate tre vittorie contro Fiorentina, Torino e oggi il Chievo. C'è un filo comune tra queste tre gare? Tutte le gare erano completamente diverse, comunque questo è un derby, comunque si sentiva un calore diverso, comunque un'importanza di questa gara, importanza di questi punti, che già possiamo dire che Chievo è una nostra diretta concorrente in questo momento per la salvezza. Quindi per la classifica soprattutto, però per una botta di morale che ci ha proprio pagato il tutto il lavoro che abbiamo fatto, tutte critiche, tutta situazione che sinceramente tutti hanno sofferto, però spero che questi tre punti ci possano dare e ci possano far lavorare con più tranquillità. Ti faccio due domande in una: dove l'ha vinta oggi il Verona e come adesso il Verona si approccerà da qui in avanti? Oggi Verona era una squadra, non eravamo singoli, eravamo proprio una squadra, e quella voglia di vincerla, quella voglia di fare una corsa in più per compagno, di dare una mano uno all'altro, non importa, a parte posizione, a parte la formazione, dare cuore, dare mano uno all'altro era una cosa fondamentale per vittoria di oggi.